Immaginate generazioni di rom e sinti cressuti nella paura di poter dire agli altri che sono rom, per tutta una serie di fattori discriminatori e di persecuzioni, ok? Perché da quando nasce la storia i rom sono perseguitati, perché è così, e ancora oggi. Quindi il problema di oggi è fare coming out, cioè per noi rom dichiarare che siamo rom, perché noi viviamo la nostra, cioè la nostra appartenenza etnica nascosta per la paura di non essere perseguitati. Ma questo è sbagliato, noi dobbiamo avere il coraggio di dire la nostra appartenenza etnica, no? Senza più vergognarsi. E, insomma, è un discorso complesso e lungo, perché ci sono diversi fattori in cui do noi dobbiamo lavorare, a livello sociale, politico e culturale e via dicendo. E quindi poi c'è il mondo gagé. Il mondo gagé, ecco, il mondo gagé deve ascoltarci. Perché nella storia, tu, Alessia, hai ascoltato il mio podcast su Samudaripè Poraimos, che vuol dire il genocidio avvenuto della mia comunità durante la Seconda Guerra Mondiale. Se hai ascoltato quel podcast, io e Luca Bravi, che è uno storico, che cosa tiriamo fuori da quel podcast? Il fatto che quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, ci sono stati i processi e via dicendo, la comunità rom ai processi ha raccontato di essere stata perseguitata, di essere stata discriminata e di essere morta perché colpevole di essere zingari. Ma che succede? Nessuno ci ascolta, nessuno crede alle nostre storie e anzi ci dicono che non è vero e anzi ritengono in modo silente, però lo ritengono, che sia giusto. Che cosa succede poi dopo la Seconda Guerra Mondiale alla comunità rom e sinti? Che continua a essere perseguitate. Ragazze, fino agli anni 80 e anche fino agli anni 70, le donne rom venivano sterilizzate per non procreare altri figli rom. E se scoprivano che le donne rom avevano fatto dei figli, gli venivano portati via. Perché si tramandava a livello culturale, a livello di studiosi, di antropologia, di pedagogia e via dicendo, che noi siamo, tra virgolette, una razza inferiore, in cui non possiamo inserirci a livello sociale, in cui il nostro quoziente intellettivo a priori è inferiore, e in cui noi abbiamo bisogno del gagé che ci allontana dalla nostra famiglia per inserirci nel contesto di normalità, tra virgolette. Questo succedeva fino agli anni Ottanta. Tipo la nostra Italia, fino a fine anni 90, aveva le classi speciali solo per i rom e sinti. Le laccio drom. No, forse ho sbagliato, laccio drom. Sì, era laccio drom. Vabbè, comunque, queste classi speciali, ok? Quindi la persecuzione che continua, come ad esempio in Italia che abbiamo ancora tuttora i campi. Allora, i campi, ragazzi, per piacere, per chi ci ascolta e anche per voi due, allora io domando a voi, tu vuoi vivere in un campo che è recintato col filo spinato e che non hai neanche i servizi primari? Ok, tu ci vuoi vivere? Irene e Alessia, ci vuoi vivere dentro un campo? La Bella risposta. risposta è chiara, cioè è una Ecco, cosa che tra poi. l'altro non potrebbe nemmeno coesistere con la nostra Costituzione, perché se uno dà un rapido sguardo all'articolo 3 della Costituzione italiana, dove insomma si esplicita la pari dignità sociale di fronte alla legge, questa cosa non coesiste, e infatti io ti chiedo, secondo te, cioè, come può coesistere il campo rom nella società italiana? Perché purtroppo l'Italia, a mio dire, è rimasto sempre quel pensiero silente e sottile,
di intolleranza, e qua lo dico perché è la mia opinione personale, è fascista.